E c'era il buffet con tutte le robe buone. C'erano le ciambelle, una roba atomica. Queste ciambelle buonissime, ne sarò mangiate 3 o 4. Torno al tavolo per prendere una e c'è una ciambella. Davanti a me, Richard. Ai tempi neanche lo conoscevo, eh. Era ancora sconosciuto ai meandri della mia mente. E gli faccio, guarda, quella è mia. Lui mi fa. Va bene. E in un secondo la mia mano si è allungata, ha preso subito la ciambella che era mia di diritto e me la sono infilata in bocca in mezzo secondo. Non è riuscito a rispondere in nessun modo perché sapete che Richard è brocco, non ha dei riflessi molto buoni. Infatti fa schifo a giocare di carry. E allora da lì ha cominciato, arrivano mail minatorie sulla mia mail, mi ha mandato un coltello nella posta, tutte queste cose, insomma. E quindi a un certo punto, ragazzi, cioè, si risponde. Io non mi faccio intimidire da questi atteggiamenti da mafia. Ops, so di far più danno. Dovrei creare delle storie. Vabbè, niente, tientelo allora. Cioè, a parte che tanto non vogliamo giocare agro contro sti due, però si sa mai. Sto qui l'ha stitta soltanto i caster o... Ciao, vabbè, non importa. Gliela lascerò pushare. Vabbè, non importa, pusha lo stesso, per fortuna. Ok, lasciamo un po' di spazietto che andiamo a frizzarcela sotto torre. Buono il primo sangue, mi piace. Secondo te io lo dodge all'indietro quando posso camminare in avanti e andare dietro a dei minion? Ti sembro la criocimmia io? Arip. Bruttissimo push questo. Too late. Troppo tardi. Però l'importante era quello. Prendiamo questo e poi prendiamo lume di controllo. Questo game non dobbiamo neanche fare il Lord Omnic in teoria, quindi siamo contenti. Il tornado era meglio utilizzarlo per far danno, Gianna, te lo dico.
Anche perché qui adesso rischi la buccia. Va bene. Invece che Renitif è il master tanto... Easy. Ma infatti faccio il master io, solitario. Nel mio gruppo di amici faccio il master. Non scammo punti canale, Mattia, non dire ste cose. Io non scammo mai punti canale. Qui però sto tirando gli attacchi inutili. Rimase a uno. Rip. Peccato. Rischio il dive. Ok. Ci va nel 6 finalmente. Ti hanno appena visto in teoria, Shyvana, cioè è morta una ward di fianco a te. Ma se io tiro questa V a caso? Niente, va bene. Ne valsa la pena provare. Questa la iperfrizziamo. Sì sì sì, piena sanità mentale, Mattia. Questo cosa cazzo sta facendo? Ciao. Togliamo. Not good. Not fucking good. Potrebbero servire di più le scarpe in realtà. Facciamo così. Facciamo questo. E poi aspettiamo 10 gold per le scarpe. Ci servono per doggiare delle cose. Non basta il movement speed di Gian. Così almeno un pochino meglio. Giallo, dicono così, dicono così. Nel regno dei coglioni. Eccolo là. Devo stare attento a non farmi partire degli attacchi a caso perché questa Gianna l'ha stitta malissimo. Il minion, il suo oggetto. Non posso stare dietro al suo push potential, però. Perché tira la V di merda sopra i minion e mi ciccia.
Questa ulti è un po' opinabile, Gianna. È un pochino opinabile. Però vabbè. Gianna? Ok, no. Victor è mid. Va bene. Recolliamo. Adesso abbiamo il max. Heroif, adesso prima dobbiamo vedere che tipo di buff le fanno. E poi vedremo. Amico mio, hai fatto un grande errore. Ho fatto un grande errore io ad andarci per Gianna. Hai fatto un errore più grosso te di andarci dopo che io ho flashato il muro. E qui la torre cade. Va bene. Ciao Jankos. Facciamo la prossima wave. Possiamo prendere placca. No, perché dobbiamo andare mid. Dove stai andando, Gianna? Questo era il rischio di passare lì. Era il rischio di passare lì. Almeno sappiamo che è wardato adesso. Cerchiamo di arrivare a 1200 per chiudere il Kraken. E poi potremmo fare anche il Gale Force a questo game. Vediamo che ci possiamo togliere dai coglioni col Gale Force. O possiamo schivare la cage di Veigar. Ok, sì, facciamo il Gale Force. Vabbè. Fa niente, Veigar. Tranquillo. Gioca come ti pare. Ah, non quello Afk, ti prego. Stai scherzando? Questo qui è anche un punto di merda dove andare, non dovevo andarci. Sono pochissimi minion. E tra l'altro pushava di già. È stato stupido venire qua. Recolliamo, chiudiamo il Gale Force e poi andiamo per chiudere le scarpe. Porco cazzo. Mamma mia. Proprio... fucking unlucky, oh. Speriamo che sto stronzo torni up.
In teoria non dovrei venire io mid perché Anivia non può farmare sideline. Però è anche vero che... Sembra che Anivia muoia per qua. Doppio stannato, ciccio. No, quella era bad da seguire, dovevo andarmene via con la piantina. Non ci ho guardato. No, no, mate. Cioè, si surrender così, te lo ficchi in culo, mate. Te e la tua scivana da 4 soldi. Stiamo scherzando. Mamma mia. Smettete di fottermi gli LP, per cortesia. Questo qui è un furto, eh. Questi qui sono furti di LP. Quello di questo game e del game scorso sono furti di LP. Criminalizzati, cazzo. Sono criminali questi qui. Oh, mamma mia. Dio buono. Facciamo anche... Ah, riproncia. Andiamo verso Herald allora. Farmiamo mid. Nivi è appena morta. Wow! No, stai scherzando che hai quittato anche tu. Oh! Ma di che cazzo stiamo parlando? Raga, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando, vero? Ci scammata. Stiamo scherzando che c'è della gente così in plat, vero? Stiamo scherzando. Cioè, la cosa che fa più incazzare, non è che si perde un game così, non è un gran problema. Una volta ogni tanto ci può stare, come li vinci li perdi, l'abbiamo vinto l'altro giorno un game perché gli altri avevano un AFK, ci può stare. Non è questo, è il fatto che vinci un game, adesso voglio vedere quanti LP mi tolgono, io...